Pulcinelle, gallinelle e pulcini, insieme a Glo e Zo. Proviamoci! Vediamo la corrente. Ecco la corrente per le coccinelle. Pennarelli indelebile nero e bianco, cucchiaini di plastica rossi, forbici che deve usare un adulto e foglio colorato verde. Adesso cominciamo a realizzarle. Adesso con il pennarello nero disegnate la faccia della vostra coccinella. Ecco qua la faccia della nostra coccinella. Adesso fate una riga e poi apritela a metà della fine e dopo la ripassate sopra e la riaprite. Adesso disegnate il colorate il culetto della vostra coccinella. Adesso fate dei puntini sul corpo della vostra coccinella. E adesso con il pennarello bianco disegnate gli occhietti della vostra coccinella. Adesso disegnate una foglia più piccola e una foglia più grande. Come vedete noi l'abbiamo già fatta. Ci serviranno due sagome e quindi abbiamo piegato il foglio a metà. Così adesso una volta tagliate ne avremo già due. Con la colla Vinavil, che abbiamo dimenticato di dirvelo, incollate le foglie. Girate la coccinella. Mettete un po' di colla Vinavil sul cucchiaio. Prendete la foglia, quella non disegnata. Quella più grande. Attaccatela sul cucchiaio e premete leggermente. Dopodiché rigirate. Mettete un altro puntino di colla. E qui incollate la sagoma della foglia colorata e premete leggermente. E la stessa cosa con la foglia piccola. Ecco qua la nostra coccinella finita. E ora vediamo l'occorrente per fare la nostra gallina. Ecco l'occorrente per la nostra gallina. Pennarello indelebile nero, matita, forbici, colla Vinavil, foglio bianco, foglio colorato rosso, dischetti di cotone e cucchiai. Con il foglio rosso disegnate la cresta e il becco della gallina. Il becco dovete piegarlo a metà. Se non vi viene proprio giusto, è normale. Adesso con la colla Vinavil incollate cresta e becco al cucchiaio della nostra gallina. Adesso con il pennarello indelebile disegnate gli occhi della gallina e i due tappi nel becco per far respirare la gallina. Con il foglio bianco disegnate le ali della nostra gallina e poi ritagliatele.
Adesso prendete due dischetti e la colla. Su un dischetto mettete un puntino di colla. Per fare attaccare le nostre lettere. Adesso girate il cucchiaio e mettete un po' una striscia di colla sul cucchiaio della nostra gallina. Dopodiché girate il cucchiaio e incollatelo al dischetto. Adesso mettete due puntini di colla, un puntino qui e un puntino qui, per fare attaccare la pancia della nostra gallina. Dal foglio rosso ritagliate dei bottoncini. Noi abbiamo utilizzato questo foratore, ma voi potete farlo anche di altre dimensioni o come preferite. Mettete un puntino di colla nella pancia della gallina, dei bottoncini. Ed ecco che la nostra gallina è finita e ora passiamo al pulcino. Ecco l'occorrente per il pulcino: lana più scura per fare i capelli e lana più chiara, possibilmente gialla, per fare la pancia. Forchetta, colla, pennarello nero indelebile, forbici, cucchiaini di plastica e tempera gialla. Foglio rosso. E foglio rosso. Con la tempera gialla dipingete la parte più alta del cucchiaino. Se li trovate potete anche comprare dei cucchiai gialli. E noi l'abbiamo già fatto. Ecco qua. Dal foglio rosso ritagliate dei beccucci come avete fatto per la gallina, però più piccoli. E dopodiché incollateli. E adesso con il pennarello nero colorate la faccia del vostro pulcino. Con la lana scura ritagliate tre pezzettini e chiudeteli con un nodo, così formerete il ciuffetto dei capelli del pulcino. Mettete un po' di colla vinegar nella parte dietro. Incollate il ciuffetto. Con la lana chiara e la forchetta dovrete cercare di creare un pompon da mettere al centro della pancia. Fate prima un nodo. Iniziate a girare la lana intorno alla forchetta. Poi tagliate. Farlo in due questo lavoro, sarà più facile e più divertente. Ritagliate un altro pezzettino di lana, fatelo passare al centro della forchetta. E di nuovo al centro in alto. Dopodiché chiudete con un nodo più stretto che potete. Tagliate la lana in eccesso. Dopodiché togliete questo fiocchetto dalla forchetta. Se vi piace potete incollare anche il fiocchetto così come pancina del vostro pulcino. Altrimenti infilate le forbici nel lembo del fiocchetto e iniziate a tagliare. Si formerà un piccolo pompon. Ecco qua. Spelacchiate un po' il vostro pompon e attaccatelo nella pancina del pulcino. Esatto.
gli animaletti finiti, abbiamo provato anche a fare una coccinella con i fiorellini. Voi fate spazio alla vostra immaginazione, fateli come volete. E noi ci rivediamo alla prossima puntata di Proviamoci. Ciao!